L'11 settembre 2001 stavo lavorando, stavo facendo il servizio civile qui a Genova. Mi chiama un collega e mi dice: "Hai visto che è successo in America? Accendi la televisione", perché ovviamente avevo la TV spenta. L'accendo e vedo le torri gemelle in fiamme, il fumo, gli aerei le avevano appena colpite, credo. In Italia era il primo pomeriggio. È una cosa che mi colpì molto. Ero appena stato a New York, ci sono poi tornato successivamente e sono stato a Ground Zero. Sono sempre stato un grande fan degli Stati Uniti, un grande amante degli americani in generale. Ed è una cosa che mi ha lasciato il segno ancora oggi. Quando vedo le immagini rimango abbastanza turbato. Poi tutte le conseguenze che quell'evento, quell'attacco terroristico ha avuto sulla storia del mondo, sugli ultimi 20 anni, sulla diplomazia internazionale. Mi è capitato di ripensarci al di là dell'anniversario, anche in relazione a quello che sta succedendo con il coronavirus e tutte le teorie del complotto. Ecco, anche allora mi ricordo c'erano un sacco di cialtroni, adesso lo possiamo dire dopo 20 anni, che andavano in TV e raccontavano di complotti, di una lobby ebraica, di speculatori immobiliari, visto perché c'è quella casa lì che era vicino alle Torri Gemelle, adesso quando è crollata, ora il valore sale o altre cose del genere. Come hanno fatto i terroristi a pilotare quegli aerei, se le sono buttate giù da soli per poi poter intervenire in Afghanistan, nella guerra. Erano tutte stupidaggini, lo si diceva allora, adesso lo si può dire con ancora maggiore certezza, e questo è un po' il punto. Non tutte le idee, non tutte le teorie hanno lo stesso valore. Quindi quando senti gente che dice che Bill Gates si è inventato il coronavirus, che ci mettono il 5G nei vaccini, che ci modificano il DNA, sono stupidaggini, però se lo capiamo prima, invece che aspettare 20 anni, è meglio, eh?